esercitati amici del basket, ben ritrovati da parte di Alessandro Asta e da questa bellissima figura poetica che già comincia a ridere, non si capisce perché, per quale motivo, che prende il nome di Raffaele Baldini. Buonasera. Undicesimo appuntamento con aperitivo sotto canestro, e se Baldini ride sicuramente il nostro ospite può sfoderare un sorriso 32 denti, perché dopo la trasferta vittoriosa di Capo d'Orlando si torna veramente con un sorriso smagliante. Luca Gandini con noi, ciao Luca. Ciao a tutti, grazie dell'invito. Ecco, siete stati, possiamo dirlo, e la cieca c'è stata, l'esecutore proprio materiale di coach Bernardi per quanto riguarda Capo d'Orlando, che si vede così praticamente cadere la testa del coach, dell'head coach, dopo praticamente un filotto di 8 sconfitte consecutive che durava già dalle prime gare di Coppa Italia, e un coach Bernardi che tanto ha lasciato come buon ricordo qui a Trieste nelle scorse stagioni, ma come dicevamo prima con Raffaele, non ha attecchito molto in Sicilia. Sì, purtroppo sì, Sandro, Bernardi è stato esonerato, probabilmente le colpe come sempre non sono tutte sue, chiaramente uno deve pagare, paga il coach, soprattutto con un presidente come Sindoni che ha già avuto fin troppa pazienza per come lo conosco io. Coach Bernardi, che sicuramente aveva in mano una squadra decisamente non male, perché al di là della batteria di americani o pseudotali come Young, Battle, Mattis e George, aveva comunque un parco italiani interessantissimo, al di là degli infortunati Passara e Benevelli, che sono due top player per la categoria, ma comunque anche Portannese, Poletti, Palermo, insomma una squadra completa. Non a caso Sindoni parlava di playoff. Forse la chiave di lettura sta proprio che questi americani hanno poca voglia di difendere. Bernardi è un mago per le difese, evidentemente uno più uno non fa due a Capo d'Orlando, e fa l'esonero di Massimo Bernardi, tutto là. Ecco Luca, è passato esattamente un mese da quella sciagurata trasferta di Brescia, in cui sono svolati proprio sberloni, possiamo dirlo sberloni per quanto riguarda la vostra prestazione, una prestazione che è assolutamente infelice, eppure da quel momento in poi, 3 vittorie su 4, ci siete andati vicinissimi la scorsa settimana a Pistoia, sicuramente c'è da dire che è cambiato molto a livello di personalità, ma soprattutto anche a livello di chimica. Quindi cosa è cambiato dopo quella sconfitta che possiamo definire taumaturgica a questo punto? Sì, una sconfitta di Brescia per come è avvenuta, purtroppo è una sconfitta alla fine propedeutica direi. Abbiamo imparato cosa vuol dire giocare in trasferta in A2, l'abbiamo fatto sulla nostra pelle. Però abbiamo intrapreso un percorso, secondo me, perfetto per adesso, senza tornare indietro, e ci ha portato, dopo due trasferte, a vincere a Capo d'Orlando. Quindi diciamo che possiamo dire che questa la vittoria di domenica è il coronamento, diciamo, di quello che è il progetto iniziale del Masson, no? Quello di dire ok, cominciamo a giocarci un po' con tutti, ma la state giocando veramente con tutti. Sì, lui è molto motivante da questo punto di vista, e ogni campo che vai, che sia Pistoia, che sia Capo d'Orlando, vuole vincere, e questo lo vogliamo anche noi. Siamo riusciti attraverso due buone prestazioni ad affrontare due grandi trasferte come quella di Pistoia e quella di Capo d'Orlando. Alla fine ci ha detto che a Pistoia l'importante è la prestazione ed è dell'arrivata, a Capo d'Orlando l'importante è il risultato, e fortunatamente è arrivato quello. Ascoltando la partita per radio ho avuto l'impressione che man mano che appunto c'era l'incedere della partita poneva dei connotati un po' sinistri per quanto riguarda una squadra come la Cegas, abituata a difendere, quindi a tenere al basso punteggio le partite. Però diciamo, accettato una volta il ritmo run and jump di Capo d'Orlando, direi che la Cega ha fatto un ulteriore passo in avanti, cioè diventa camaleontica e quindi si adegua anche all'avversaria, riuscendo alla grande, perché voi vi siete adeguati ma comunque con costrutto. Sì, noi sapevamo che andavamo a incontrare una squadra ferita, e infatti ha avuto una sfuriata iniziale in cui si è portato sul più 8. Siamo stati bravi in questo frangente a non disunirci, grazie soprattutto al primo tempo di Jobby, che ha fatto 27 punti, una prestazione incredibile.
Però hai ragione, quest'anno magari rispetto all'anno scorso abbiamo più frecce nel nostro arco, abbiamo degli attaccanti puri come Thomas, come Brown, come Nikita, che ieri anche lui ha disputato una grande partita. Però i veri parziali, quelli che ci hanno portato sul più 17, sono stati quando abbiamo stretto le maglie in difesa. E ieri fortunatamente è bastato qualche minuto di grande difesa, in altre partite, come potrebbero essere con Forlì o con Bologna, servono 40 minuti. Sì, non a caso infatti Young e si è fermato dopo un primo tempo clamoroso, nel secondo tempo ha segnato un paio di punti, però questo è un esempio anche che la difesa è imprescindibile. Certamente, Young ieri anche lui nel primo tempo continuava a sparare da tre punti e nel secondo tempo ci eravamo detti di cercare di evitare di lasciarlo libero da tre punti e appunto lui si è spento come tutta la squadra. Ecco, in questa assoluta sfida tra alieni, perché possiamo chiamarla così, perché c'è stato un uno contro uno per restare in tema cestistico, Thomas contro Young, e chiaramente è saltato fuori nel secondo tempo il vero valore della Cegas, quello di dire non mi attacco solo alla forza di Thomas, ma sfrutto Mesciariakov, come hai detto tu, che in barba a tutti quelli che erano stati i suoi detrattori è riuscito anche a sbloccarsi in trasferta, e bene Brown nonostante i quattro falli che poi ne hanno limitato l'utilizzo da parte di coach Dalmasson, bene Ondomengue. Sembra quasi che al di là di questo i protagonisti siano sempre diversi e quindi bene o male la chimica di squadra, come dicevamo prima, si è formata, ma si è formata in un modo tale che passate da uno stato evolutivo molto molto primordiale invece a arrivare a essere già una vera squadra. Quindi io direi che lode merito a Costa del Masson e lode merito a voi per essere arrivati già in questa prima fase del campionato a giocare così. Io penso che siamo molto più profondi rispetto a quello che ci si aspettasse. Anche ieri chiunque è entrato in campo ha fatto bene. Mi ricordo appunto i quattro punti di Bruno nel quarto in un momento difficilissimo. I rimbalzi presi da Abdel nel secondo quarto, ha fatto fare addirittura il quarto fallo a Otis George, che l'ha escluso dalla partita. E questa è una caratteristica che in tutte le nostre partite è presente. Io vedo anche le altre partite di A2 e noto che vivono soprattutto sugli americani, sull'umore degli americani. Secondo me, al di là della prestazione monster di ieri di Joby, la nostra forza potrebbe essere veramente il collettivo. Oltretutto, Raffaele, la sensazione è che un giocatore della Cegas era un po' fuori dai ranghi, tra virgolette chiaramente, parliamo di Marco Carra. Sì, ci tengo a dirlo perché sinceramente Marco Carra lo conosciamo ormai bene. Il salto di qualità da una DNA da protagonista a un complemento in Lega 2, complemento importantissimo, non era semplice. Fare il vice Thomas, mettiamola così, su questi termini, già di per sé era molto, molto, però lo stesso sembrava che ancora non fosse entrato in questo campionato del tutto proprio. Questa partita lo ha rilanciato alla grande. Sì, non è facile per Lupo, perché veniva da un campionato dove giocava sempre 30-35 minuti e poteva entrare in campo tranquillamente prendere i suoi tiri, sbagliarli. Quest'anno appunto, visto che siamo abbastanza profondi, soprattutto nel ruolo di guardia, chi entra dalla panchina sa che non può sbagliare. Non può sbagliare. E fortunatamente ieri non ha mai sbagliato, ha fatto 17 punti, è stato determinante e sono convinto che da adesso in avanti sarà solo crescendo per le sue prestazioni. Però ti chiedo, proprio internos, tra amici proprio, cosa ti diceva Marco Carra su questo inizio di campionato così un po' in sordina? Era giù di corda oppure sapeva benissimo che questo era il suo ruolo e stava tranquillamente, lasciava che il campionato venga lui più che... Io penso che la sua esperienza che ha maturato in tutti questi anni l'ha portato a non giudicare queste prime 5 partite negativamente, e si è fatto sempre trovare pronto e ha avuto la sua occasione a Capodorlando e l'ha sfruttata a pieno. Ecco, abbiamo parlato tanto dei singoli, però non abbiamo parlato di te a questo punto. Cioè, non facciamo venire un ospite per parlare degli altri, parliamo di te. Perché nel miglioramento globale della squadra c'è anche il miglioramento di Luca Gandini. Prime due partite, male. Possiamo dire male, ci sei tu, quindi
possiamo dire male, e adesso non sei più una comparsa, sei tornato a essere un valore dominante per questa squadra. Ti ricordiamo come secondo noi MVP della scorsa stagione e in DNA, perché assolutamente Luca per prestazioni, per generosità, per quanto ha dato alla Ceras APS nel corso di tutto quel bellissimo campionato dello scorso anno. Anche qua adesso in Lega 2 ti stai ritagliando, come dicevamo, non il ruolo della comparsa ma quello di protagonista. Come sei riuscito a superare questi problemi iniziali? Alla fine, nonostante la mia età, ero un esordiente, per cui ci stava. Magari inconsciamente pensavo di vivere all'ombra di giocatori come Brandon, come Nikita, e magari l'infortunio di Brandon mi ha portato a responsabilizzare un po' di più quello che potevo dare io in campo, e fortunatamente sono arrivate prestazioni positive e spero di continuare così. Ecco, in quel battaglione di lunghi che avete, abbiamo tante volte parlato a inizio di preparazione, a inizio di stagione, no? Questa squadra non ha lunghi, soffre molto sotto canestro. Il fatto di aver perso Brown per infortunio, che diciamo per fortuna adesso si sta prontamente ristabilendo, aveva in qualche modo messo quasi i tifosi con la canna del gas in bocca a dire basta qua, non riusciremo a togliere un ragno dal buco e dal pitturato, però in realtà stiamo tenendo bene. Quindi sotto questo profilo, al di là di Brown, abbiamo rimarcato la scorsa settimana nella puntata con Frizzati il ruolo di Foll, un ragazzo giovane che comincia, diciamo, anche a far vedere i frutti dell'allenamento. Tu cosa pensi di lui? Ma guarda, ha fatto dei miglioramenti in questo mese e mezzo che io ci ho messo 7 anni per farli. È arrivato che tirava malino da fuori, adesso si sta costruendo un bel tiro, fisicamente c'è e ha voglia di lavorare, per cui sono convinto che entro la fine della stagione diventerà dominante per questa categoria. Ecco, ecco. È dominante, sei, come abbiamo detto anche tu in queste ultime partite, un qualcosa che Raffaele, parlavamo insomma anche a microfoni spenti prima di iniziare, è un qualcosa che Gandini ha nel suo DNA e che però da diversi anni già lo davano buono per questa categoria senza però aver mai avuto l'occasione di svettare. Sì, assolutamente sì, perché io avevo l'impressione, come altri addetti ai lavori, che tu Luca fossi già pronto per la categoria un paio di anni fa. Naturalmente è arrivato adesso, ben venga, però a questo punto ti faccio la domanda: è più rammarico per aver perso qualche anno, diciamo, di Lega 2, oppure contento di aver fatto un certo tipo di gavetta che ti ha portato a essere subito pronto alla Lega 2? Guarda, io sono contento, primo per averla guadagnata sul campo, e penso che questa sia una motivazione in più, e secondo perché tutta la mia carriera non ho mai fatto un passo indietro, ho sempre aumentato di categoria, ci ho messo 7 anni di fare il passaggio dalla B1 alla Lega 2, però penso di averlo fatto nel momento giusto. Il campionato dell'anno scorso mi ha dato veramente tanta fiducia e ho 26 anni, sono nel momento giusto per affrontare da protagonista un campionato di Lega 2 come quello di quest'anno. Innanzitutto Luca, siamo a Trieste, no? Quindi qua si parla tanto di basket, ma si parla ancora tanto, diciamo, seppure le fortune calcistiche non siano tali in questo momento, di Triestina. E quindi chiaramente se arriva Luca Gandini in trasmissione non si può parlare, assolutamente non si può non parlare di Rino Gandini, grande portiere della Triestina anni 80-90. Il giovane Luca che sceglie, diciamo, che ha scelto in passato la via sportiva diversa da quella del papà, non ha mai portato papà Rino a dire ma cosa vai a giocare a basket, buttati sul calcio che magari avrai più soddisfazioni, potrai anche economicamente essere più diciamo felice di tutto questo? Innanzitutto la scelta non mi è andata male, dai, perché alla fine arrivare in Lega 2 è comunque un buon livello, no? Da piccolo mio papà mi faceva fare qualsiasi sport che volevo, ho provato nuoto, tennis, ho provato un anno a fare calcio, però io volevo giocare fuori. E il problema è che mi dicevano sei figlio di Rino. O in porta o niente. O in porta non giochi. E ho fatto un anno a giocare in porta, con discreti risultati, però avevo una squadra veramente scarsa e prendevo sempre 3-4 gol a partita. Nonostante le lunghe leve. Nonostante i miracoli che facevo in porta. Sì.
L'anno dopo tutti gli amici erano passati al basket e così il cambiamento è stato facile. Quindi diciamo una scelta non di petto, ma qualcosa che ti è rimasta nel cuore dal principio. Ti sei innamorato di questo sport, sì, molto velocemente. Sì, sì, prima per gli amici. Io ho un fratello che gioca a basket, anche lui è stato un traditore, anche lui di famiglia. E è stato amore subito, perché niente, è un sport che mi piace, è uno sport di squadra dove è veramente di squadra. E vivere la vita di spogliatoio, vivere le trasferte come quella che abbiamo appena fatto il Capo d'Orlando mi gratifica molto. E bravi fratelli Gandini, è la scelta di giocare a basket. Comunque Luca, al di là di dopo questo spargimento di miele che abbiamo fatto riguardante la Cegas e il suo inizio di campionato, diciamo pure strepitoso secondo il mio punto di vista, però ora dobbiamo andare a vedere, proiettarci un po' al futuro. Questa squadra è talmente bella per com'è che la domanda sorge spontanea: questa squadra ha dei limiti? Quali sono questi limiti? Ma per adesso stiamo affrontando l'inizio di un campionato e bisogna vedere verso la fine dove le partite conteranno veramente, se ci giocherà un posto di playoff, la eventuale salvezza, non sappiamo. Come una squadra di giovani ed esordienti affronterà queste partite? Io credo però che stiamo facendo bene, abbiamo notevoli margini di miglioramento, quindi sono fiduciosissimo per il prossimo. Anche il limite non li vuoi dire chiaramente, perché se magari qualcuno ci ascolta, il nemico ci ascolta. So che siete molto seguiti. E allora il nemico ci ascolta, quindi niente, passiamo oltre, non ci sono limiti per la Cegas e via. Ecco, quindi chiudiamo diciamo il discorso partendo a Cegas APS, ricordando la partita di domenica, la sfida alle ore 18:15 contro Forlì. Sandro, scusami un attimo, dammi la 5 come faceva Funari al tempo, pace anima sua. Ricordo, la partita di domenica con Forlì è una partita fondamentale, fondamentale perché innanzitutto è la partita prima della trasferta dopo di Bologna, che potrebbe essere un big match, ma non diciamo altro. Soprattutto questa squadra, lo ribadisco una volta di più, continuo la mia campagna, merita assolutamente pubblico, per cui l'invito a tutti è di riempire il Palio Rubini, assolutamente. Prego Sandro, scusami. Dopo essere stato interrotto dalla simpatia del qui presente collega Baldini, prendiamo invece spunto per un breve cenno per quanto riguarda le ragazze di Mattia Jogan, ragazze dell'Interclub Muggia, che lo scorso weekend, hanno subito la seconda sconfitta consecutiva di fila, 58-50 contro le Lops Arie di Milano ad Aquilinia. Con Luca l'abbiamo visto molte volte a Palazzo dell'Aquilinia, a seguire diciamo l'anno scorso, però ti abbiamo visto tante volte. Avrei visto quindi quello che sono stati capaci di fare le Rivierasche. Questo è un campionato sicuramente molto più difficile, mancano un po' più di rotazioni nelle 10, ci sono anche delle formazioni più attrezzate. Quindi arrivare all'effetto sorpresa, come si è arrivati lo scorso anno, sarà sicuramente più difficile. I risultati per il momento parlano di 3 vittorie e 4 sconfitte. Secondo te, quanto difficile è in questo, diciamo, in un campionato anche abbastanza strano come la 2 femminile, riuscire a riconfermarsi, e come si riesce a togliersi dall'impasse dopo magari 2 sconfitte in cui magari si è visto un gioco un po' faraginoso e quindi magari non tutto è girato nel verso giusto? Ma in tutti gli sport è difficile riconfermarsi, questo avviene sia nel basket maschile che nel basket femminile. Io quest'anno non ho ancora seguito, so che quest'estate hanno perso molto soprattutto nel ruolo di centro. Sì. Abbiamo carenza di centri. Vedi, praticamente qua c'è proprio una moria di centri. Beh, però conosco come lavora Mattia, conosco le ragazze e penso che è una questione di tempo e usciranno da questo periodo che non definirei neanche brutto, perché alla fine dai 3 vittorie e 4 sconfitte è una situazione rimediabilissima.
mi prometto anche di venirle a seguire qualche volta, perché l'anno scorso quando sono venuto non hanno mai perso. Ecco, quindi praticamente a questo punto, se tu il talismano vivente diciamo dell'Interclub, devi assolutamente, la prossima in casa però, ti prenderemo di peso e da là poi praticamente porterai diciamo maggior fortuna alla squadra mucesana. Ma io penso che sia anche una questione, il classico rompere il ghiaccio, se Muggia riprende con una vittoria, magari non giocando benissimo, ma è quel gap che manca a livello di mentale per dopo riprendere il percorso da dove se l'hai lasciato. Comunque niente, siamo alla fine di questa piacevolissima chiacchierata. Noi ringraziamo infinitamente Luca Gandini, grazie, persona strepitosa. Ricordo che è appena atterrato... senza valigie, oltretutto, senza valigie. Senza valigie, tra l'altro. Valigia. Quindi in questo momento tristissimo è riuscito a venire fino a qua. Non fa niente. È una storia di vita vissuta questa qua, quindi non è... Barba lunga fino a Monte d'Oro, veramente una situazione drammatica, per questo ringraziamo una volta di più. Io non posso far altro a nome mio e di Alessandro Asta di rinnovare appuntamento con Aperitivo Sto Canestro la prossima settimana. Un ringraziamento da Raffaele Baldini. Da Alessandro Asta, che ringrazia anche il Caffè Pascucci che ci ha ospitato in questa puntata all'interno del centro commerciale Monte d'Oro Free Time. Un ringraziamento anche al nostro addetto video Antonio Giacomin e al nostro costumista Daniele Dussi, che ci sorride sempre, e lo ringraziamo per averci conciato in questa maniera. Grazie e alla prossima puntata.